saranno prima o poi. Eccoci, buon pomeriggio a tutti, grazie della disponibilità e della presenza. Dunque, intanto voglio ringraziare e salutare presidenti di Commissione, Camera e Senato, i capigruppo, gli onorevoli presenti, Luca Sani, Presidente della Commissione Agricoltura della Camera, Roberto Formigoni, Presidente della Commissione Agricoltura del Senato, e ovviamente appunto i parlamentari presenti. Noi ci tenevamo a fare il punto a seguito della mattinata che abbiamo vissuto a Verona con il Presidente del Consiglio, dove, come avete visto, abbiamo iniziato un percorso nuovo, un progetto a mio avviso molto importante per l'agricoltura italiana e il sistema agroalimentare italiano. L'abbiamo titolato, come avete visto, Campo Libero, con l'idea di liberare le energie dell'agricoltura italiana, di favorire il più possibile il protagonismo di questo grande settore dentro la fase di rilancio del Paese. Quello che presentiamo oggi, l'appuntamento di questa mattina a Vinitaly del Presidente con tutti noi e, diciamo, questo punto stampa è il senso proprio di un piano strategico. L'idea di fondo è lavorare per definire un piano di azioni concrete che sostengano il settore dal lato della semplificazione burocratica amministrativa, dal lato della competitività e quindi del sostegno al lavoro e all'impresa, e dal lato di alcuni provvedimenti importanti anche sul fronte della sicurezza alimentare, farlo in maniera molto aperta e partecipata, farlo con grandissimo senso di squadra da parte delle istituzioni, di cui la presenza per me significativa dei parlamentari e delle commissioni di Camera e Senato, farlo con un grande protagonismo del governo tutto. Il fatto che il Presidente del Consiglio sia andato oggi a Vinitaly non è solo un simbolo, non è solo un passaggio simbolico quello, ma è proprio il segno di un impegno e della valorizzazione, della centralità che l'agricoltura italiana, l'agroalimentare italiano hanno nelle politiche di sviluppo e di rilancio che questo governo vuole perseguire nelle prossime settimane, nei prossimi mesi e lungo tutto il suo percorso. Campo Libero che cos'è? È l'idea intanto appunto di costruire in maniera aperta e partecipata un piano di interventi che accompagni il settore e che affronti alcuni nodi che ormai abbiamo capito tutti essere nodi cruciali per il sistema agricolo. Se penso ad esempio a tutto il grande tema che più volte ci è stato sottolineato anche in questi giorni a Vinitaly, e cioè sburocratizzare, ricostruire un rapporto tra pubblica amministrazione e impresa nel settore vitivinicolo e non solo, noi stiamo parlando di un grande, grandissimo tema. Campo Libero si articola sostanzialmente in tre aree, come dicevo, cioè prima un fronte legato alla competitività e al lavoro. Voi vedrete poi direttamente sul sito del Ministero, io non sto a tediarvi con tutti gli elementi di dettaglio, noi proponiamo di partire da 18 azioni che incrociano una parte rilevante del collegato agricoltura che in particolare al Senato si sta discutendo e altre azioni, altre iniziative che riteniamo essere necessarie soprattutto nei prossimi mesi per aiutare velocemente il settore a muoversi e a rendersi più competitivo. Scorro in maniera molto veloce, diciamo, i punti fondamentali. Come vedete partiamo da giovani e lavoro, riprendiamo qui alcuni concetti del collegato, alcuni punti sviluppati dal collegato, cito i mutui a tasso zero per le imprese agricole condotte da giovani under 40, ricordo il lavoro che si è fatto
su questo nel collegato e la centralità che tutta la questione giovani lavoro in agricoltura per noi riveste, date le percentuali ancora non allineate con la media europea in fatto di presenza dei giovani in agricoltura. Abbiamo impostato accanto a questo una serie di azioni che in qualche modo possono incentivare l'assunzione di giovani in campo agricolo, in particolare con un'operazione di sgravio di almeno un terzo della retribuzione lorda di questi giovani. Ragioniamo della possibilità di introdurre un contratto agricolo stabile lavorando sempre nell'ambito dei 3 anni, così come sta un po' nella filosofia di fondo del Job Act e del lavoro già impostato dal governo col ministro Poletti, lavorando in particolare su questo tema dell'obbligo di chiamata per almeno 102 giornate l'anno riferiti a questi lavoratori. Queste sono 3 linee d'azioni che per noi sono un punto di partenza, però come potete ben capire incidono potenzialmente su una dinamica lavorativa dentro il comparto di non poco conto. Secondo, diciamo, grande fronte, competitività, vogliamo valorizzare il tema già introdotto nel collegato agricolo col credito d'imposta per le piattaforme distributive all'estero. Sappiamo tutti che un grande tema per noi è quello di favorire il più possibile la possibilità di una, rafforzamento delle reti distributive e logistiche delle filiere agroalimentari nei mercati internazionali. Questo è un primo passo, non può certo essere considerato esaustivo. Noi, sviluppiamo ulteriormente questa riflessione e proponiamo di costruire un provvedimento, uno strumento analogo anche per l'e-commerce. Sappiamo tutti quanto, ne abbiamo parlato anche in queste settimane, quanto la frontiera in particolare della rete sia una nuova frontiera non solo da esplorare ma da organizzare dal lato del rapporto tra l'agroalimentare italiano e quei veicoli di comunicazione e di vendita. Se noi andiamo a vedere come ad esempio alcuni paesi europei stanno strutturando interventi di sistema, in particolare sull'e-commerce e nel rapporto tra i loro prodotti agricoli e agroalimentari e queste reti, noi manchiamo di un intervento robusto su questo e quindi proponiamo, tra le prime azioni fondamentali, un intervento su questo fronte. Vado avanti. Proviamo a interpretare fino in fondo l'attuazione della legge sull'etichettatura, dando anche alcuni tempi precisi all'applicazione, per l'applicazione dei decreti, in particolare nella bozza di lavoro che abbiamo costruito. Noi ci immaginiamo ovviamente di poter costruire un tempo preciso per l'applicazione di questi decreti e facciamo una cosa in più, immaginiamo di rendere pratica operativa quella consultazione pubblica prevista dal regolamento europeo, se non sbaglio, e che dovrebbe consentire ad ogni Stato, ad ogni Paese, in particolare a noi, di capire dal punto di vista dell'opinione pubblica che cosa vuol dire origine del prodotto. E quindi vorremmo avviare seriamente questa consultazione e quindi fare un passo concreto nel senso anche dell'applicazione di questa legge. In più proponiamo che si avvii anche in Italia, come è accaduto in altri paesi, un ragionamento sul sistema nazionale di consulenza aziendale agricola. Anche questo è un tema di grande significato strategico perché richiama anche alcune linee di politica europea che da anni sono impostate. Noi immaginiamo di aprire anche in Italia sostanzialmente lo spazio per una riflessione vera, seria, su come si può costruire la rete nazionale di consulenza aziendale agricola anche da noi. Non ci sottraiamo
come è noto, al tema spending review e quindi anche alla necessità di riorganizzare il Ministero, i suoi enti. Qui c'è un punto fondamentale nel collegato agricoltura che noi consideriamo strategico, cioè lì fare una discussione veramente di sistema rispetto agli enti e in generale, diciamo, al sistema delle partecipate e delle società funzionali all'attività del Ministero. Accanto a questo noi pensiamo che ci siano alcuni interventi anche rapidi che possiamo istruire noi. Dico in particolare della necessità, della possibilità in taluni casi di non andare alla riconferma o, come dire, alla riedizione di, ad esempio, consigli di amministrazione a 5 per alcune società funzionali del Ministero, ma abbiamo alcune idee per razionalizzare. E dal lato del, diciamo, riduzione talvolta dei CDA da 5 a 3 e dal lato del passaggio proprio da consigli di amministrazione ad amministratori unici. Ci sono società, diciamo, della rete del Ministero che possono tranquillamente essere gestite da un amministratore unico, non c'è bisogno di avere consigli di amministrazione. Anche su questo abbiamo un piano di azioni, poi vedrete che verrà dettagliato anche meglio, diciamo, in maniera precisa, e però ci sembra importante metterlo anche in evidenza per avere anche su questo un confronto utile e aperto. Poi c'è il fronte delle semplificazioni. Dicevo prima, per noi questo è un fronte cruciale, abbiamo capito anche da questi giorni straordinari al Vinitaly che molto si misura su questo, che molta della capacità anche di accompagnare il sistema agricolo agroalimentare italiano davvero lo si determina nel rapporto nuovo che si può costruire tra pubblica amministrazione e questo comparto. Ribadiamo anche in questo piano di azioni la necessità di approdare rapidamente al registro unico dei controlli aziendali, tema decisivo. Mettiamo in cantiere un lavoro di dematerializzazione dei registri di carico e scarico per diversi prodotti, poi vedrete bene il dettaglio, ma lì c'è un lavoro molto certosino, che ringrazio gli uffici per questo, perché siamo andati proprio a capire precisamente dove si può fare subito, settore per settore. Ribadiamo l'operazione di riduzione dei tempi del silenzio assenso per l'apertura di società agricole, quindi il passaggio da 180 a 60 giorni per velocizzare le pratiche. Facciamo un'operazione, a mio avviso, molto significativa che io voglio, come dire, su cui voglio insistere, cioè immaginiamo l'estensione generalizzata dello strumento, dell'utilizzo dello strumento della diffida prima delle sanzioni amministrative pecuniarie, laddove questo è consentito, proprio per articolare in maniera nuova il rapporto tra PA e società, dove io posso, quando si tratta di rilievi, diciamo, e di sanzioni amministrative, è giusto che la pubblica amministrazione, prima di sanzionare in maniera, diciamo, pecuniaria, rilevi il problema, definisca una tempistica e metta alla prova l'impresa dal punto di vista, diciamo, del suo passaggio dal suo adeguamento. Questo strumento è uno strumento a cui io credo molto, perché nel confronto di queste settimane, di questi mesi, abbiamo capito che se si utilizzasse bene questo cambio di registro e questa nuova strumentazione, già noi aiuteremmo molto le imprese a, come dire, non appesantirsi di alcuni carichi burocratici e amministrativi di non poco conto. Costruiamo un'operazione di semplificazione della vendita diretta da parte appunto di agricoltori che hanno attività di vendita diretta dei loro prodotti agricoli. Proponiamo l'introduzione dello sportello telematico automobilistico anche per il settore agricolo, cosa che sin oggi non c'è stata, e questo è un ulteriore, come potete capire, strumento di velocizzazione delle pratiche
e di lavoro sulla rete prima che dove si possono fare interventi, azioni di natura telematica, è bene farle e incoraggiamo il più possibile l'utilizzo appunto di questi sportelli. In campo agricolo non c'era ancora, noi immaginiamo di attivarlo in tempi rapidi. Abbiamo organizzato un pacchetto di semplificazioni dedicate al settore vitivinicolo in particolare, sono in particolare, se non erro, 5 mosse che accorciano tempi e burocrazia nel settore vitivinicolo. Naturalmente sono 5 mosse che non esauriscono il tema, io qui richiamo in particolare il lavoro che possiamo fare sul testo unico presentato recentemente alla Camera, è un altro grande strumento utile che sta dentro, diciamo, questo grande tema, questo grande piano d'azione complessivo che mettiamo in campo. Qui noi interveniamo su 5-6 passi che si possono fare subito e che aiutano in particolare il settore vitivinicolo. Ribadiamo anche qui la centralità di un processo di semplificazione del settore biologico, tema già introdotto nel collegato che noi vorremmo velocizzare, rendere operativo il prima possibile. Immaginiamo e proponiamo l'estensione della possibilità di adempimento volontario laddove è già consentito il pagamento in misura ridotta per alcune tipologie, diciamo, di violazioni. E poi, per chiudere, immaginiamo in questo piano di azioni, siccome non tutto si tiene e noi dobbiamo fare un lavoro strategico appunto che tenga uniti i grandi fronti che abbiamo ogni giorno sul tavolo, noi immaginiamo 2 interventi specifici già concertati con gli altri ministeri legati in particolare alla situazione della Terra dei Fuochi. Sono 2 interventi che rafforzano, diciamo, tutto il lavoro che abbiamo impostato fin qui sulla Terra dei Fuochi. Queste sono, diciamo, prime azioni fondamentali che stanno sotto la grande cornice di Campo Libero. Sono azioni che noi mettiamo veramente in chiaro oggi con questa iniziativa. Fino al 30 di aprile, come abbiamo detto oggi con il Presidente, c'è la possibilità sostanzialmente di poter aprire un confronto diretto anche con le organizzazioni, i cittadini, le realtà del territorio che vorranno segnalare temi, questioni, ipotesi di strumento. Questo è un lavoro che noi faremo, lo ribadisco, non solo con il sottosegretario, che non c'è, ma è come se ci fosse, con il viceministro e quindi dal lato del governo, ma faremo con i parlamentari e le commissioni. Raccoglieremo tutte le idee, svilupperemo ulteriormente questo piano d'azione, per cui qui ci sono alcuni punti essenziali. Io non escludo che poi questo lavoro, anzi darei per scontato che poi questo lavoro venga implementato anche da questa grande call aperta che da qui al 30 abbiamo sostanzialmente aperto oggi. Immaginiamo poi di tirare le fila e con maggio, con una serie di veicoli legislativi che individueremo insieme, di far passare questo piano d'azioni in norma e quindi in legge e quindi in concretezza. Naturalmente non sfugge a nessuno il fatto che maggio è il mese cruciale anche per l'applicazione definitiva della PAC, per il lavoro che abbiamo aperto e che abbiamo dichiarato di voler fare entro metà maggio. Le due cose si tengono, questi due binari, se viaggiano insieme come possono viaggiare insieme, danno il disegno complessivo, secondo me, il grande disegno complessivo che questo governo con il Parlamento può costruire per l'agricoltura e l'agroalimentare italiano. Mi sembra anche dal punto di vista, diciamo, del metodo e della strumentazione un'innovazione importante, è coerente con l'approccio generale di questo governo e con l'input generale di questo Presidente del Consiglio che anche oggi ha speso, credo, parole non scontate sulla centralità del sistema agricolo agroalimentare italiano. È una bella scommessa per tutti, lo è certamente per noi che siamo chiamati a tenere tutti insieme i tempi e il merito di questi passaggi.
lo è anche, credo, per le associazioni agricole e più in generale per i soggetti forti dell'agroalimentare italiano, che in questo senso sono veramente stimolati a darci idee e a collaborare con noi alla costruzione passo passo di questi provvedimenti. Lo è per il Parlamento, per i parlamentari, per le commissioni, perché non c'è alcun dubbio che qui stiamo tutti cercando di fare lo stesso mestiere, cioè portare in tempi rapidi a soluzione concreta alcune misure che aiutino l'agricoltura italiana a fare un salto di qualità. Io ci credo molto, penso che questo sia l'approccio giusto. Ringrazio il Presidente del Consiglio per il lavoro fatto anche in queste ore e voglio dire veramente in chiusura che il clima che si respirava a Verona dentro quegli stand, parlando con quelle imprese, è stato veramente un clima molto molto positivo. E dentro una situazione ancora difficile, dove nessuno si deve nascondere il fatto che abbiamo davanti un lavoro impegnativo, dobbiamo rimontare la china, c'è ancora un tema economico e sociale complicato, il fatto che un'esperienza straordinaria come il settore vitivinicolo italiano faccia quei numeri e soprattutto respiri quel clima, per me è un fatto, come dire, di grande significato, che mi fa dire che ci sono i presupposti per fare un bel mestiere, per fare un bel lavoro. E non so se altrove in Italia si respira, diciamo, quell'atteggiamento positivo, spero di sì, però il fatto che lo si respiri in particolare in un settore cruciale dell'agricoltura italiana mi fa dire che il lavoro che abbiamo da fare noi non è solo, tra virgolette, un lavoro per il settore, è una veramente delle chiavi di volta per il Paese. E questo io lo recupero molto dalle giornate di Verona, perché non solo ringrazio anche da qui Fiera Verona, le associazioni e tutti gli operatori che lì ci hanno fatto vivere questa bella esperienza. Fatemi dire che ringrazio anche il Ministero per il lavoro che abbiamo fatto, perché credo che si sia vista un po' anche la presenza nuova di un Ministero che non è lì per caso e non è lì in termini, diciamo, burocratici, perché non può non esserci. È lì con la testa, è lì con l'idea di fare veramente la sua parte, con un pensiero, con delle idee. Insomma, io penso che questo si sia visto e di questo sono ovviamente grato a tutti quelli che ci hanno dato una grande mano. Uso le giornate di Verona per dire a tutti che siamo molto consapevoli della sfida che abbiamo di fronte. Grazie. Se ci sono domande, approfondimenti, siamo a disposizione. Prego. Figliolini Agrapress, buongiorno. Volevo sapere, per quel che riguarda i veicoli legislativi, lei ha parlato di diversi veicoli legislativi, cioè non si tradurranno in un decreto queste norme, queste input che noi abbiamo visto? No, saranno più di... Non lo escludo di certo, adesso vedremo con la fine, diciamo, della call al 30 di aprile, poi discuteremo delle varie strumentazioni. Mi interessa, se posso, il punto condiviso da tutti: portare a maturazione, concretizzare il più rapidamente possibile gli interventi, perché non abbiamo tempo da perdere e perché il segno complessivo di questo governo è sui tempi andare spedito, quindi non lo escludo affatto. Procedere con la delega sarebbe stato troppo, perché molte delle misure sono contenute nel collegato agricolo, se alcune. Non è, alcune. Sarebbe stato, avrebbe avuto tempi troppo lunghi, questa è l'idea? No, beh, adesso noi vogliamo agire su più tasti. Sicuramente una parte importante di questo lavoro lo possiamo fare col collegato, ne abbiamo già parlato con le commissioni, non c'è alcun dubbio che lì ci sono alcuni punti da sviluppare che rimangono in maniera, come dire, indelebile. Faccio un esempio concreto: l'operazione di riforma complessiva degli enti si fa col collegato, io non ho molti dubbi, anzi non ne ho manco uno, perché è un'operazione generale che merita di avere tutte le, come dire, caratteristiche che vengono a garantire dal collegato. Il credito d'imposta per sostenere
le piattaforme logistiche distributive, noi tutti prima lo concretizziamo meglio è, perché abbiamo da mettere in moto degli strumenti. Non vorrei aspettare il 2015, vorrei poter essere operativo già nella seconda parte del 2014, quindi agiamo su più veicoli, non escludo certo anche un'operazione sul decreto, ma appunto vediamo il complesso dell'operazione che stiamo mettendo in campo e dal punto di vista istituzionale, insisto, governo e Parlamento insieme, governo e commissioni insieme, e dal punto di vista degli strumenti. Prego. Altri? Francesco Ciaraffo, Public Policy. Volevo sapere se c'è una stima dei costi degli interventi complessivo e se la spending review e se sostanzialmente erano coperti solo con la spending review che avete indicato, e proprio in merito a questo se magari avete già indicato qualche ente o qualche settore preciso sul quale interverrete. Abbiamo dunque dal lato delle risorse abbiamo ovviamente un piano di lavoro che io adesso abbiamo un piano di lavoro che ovviamente si perfezionerà anche nelle prossime settimane in ragione di come chiudiamo questo lavoro anche di confronto aperto al 30 di aprile. Poi magari nei prossimi giorni saremo anche su questo più, come dire, precisi, ma ci sono già ipotesi di copertura e ci sono già dei budget. Quanto alla spending review, ripeto quello che ho detto prima, noi ovviamente faremo la nostra parte fino in fondo, siamo interessati ad approfondire tutti gli aspetti di questa questione, non ci sottraiamo all'obiettivo generale, quindi toccherà certamente anche al Ministero delle Politiche Agricole riarticolare le sue spese, le sue funzioni e capire bene dove si va a parare. Ci interessa appunto un confronto anche su questo con chi è chiamato, diciamo, a tenere la bussola di questo lavoro, peraltro è un confronto già in atto. Sugli enti e le società alcuni temi sono noti, altri li sviluppiamo nelle prossime settimane in ragione anche di alcune scelte che qui facciamo. Io dicevo prima che in alcune società non c'è più motivo di avere CDA 5, già solo il fatto di passare da un CDA 5 a un amministratore unico rende nuova la situazione, perché ti evita non solo un appesantimento dal lato dei costi anche, ma ti rinnova anche una modalità operativa e quindi ti rende secondo me anche un po' più funzionale. Diciamo che su tutto questo abbiamo impostato un lavoro, quest'idea del piano ci consente di collocare questo lavoro dentro, diciamo, l'orizzonte più strategico delle politiche e delle azioni di questo Ministero. Prego. Cristina Armeni della DN Cronos. Allora io proprio su questo punto, ecco, dei compensi volevo sapere intanto se chiaramente anche l'amministratore unico, il manager, verrà applicato il famoso tetto che è di prossima attuazione di queste società pubbliche. Difficile non applicarlo. Solo per confermare. No, confermo. E invece volevo fare una domanda extra conferenza, se possibile, sul, visto che il TAR ha rinviato la decisione sugli OGM, insomma, sulla sentenza. Volevo capire quali sono le prossime mosse. Ma ribadisco quello che abbiamo detto e fatto anche in questi giorni. Intanto apprendiamo questa novità del TAR. Ribadisco quello che ho detto anche venerdì scorso, informando il Consiglio dei Ministri, noi siamo pronti e stiamo lavorando in ogni caso, aspettiamo ovviamente che il TAR si pronunci, ma il Governo lavora d'intesa sia con il Ministro dell'Ambiente che con il Ministro della Salute, eventualmente lavora ad interventi, diciamo, conseguenti ad un'eventuale pronuncia del TAR in senso negativo. Il fatto che si sia preso del tempo, come dire, ne prendiamo atto, non credo che serva commentare il fatto che non si sia pronunciato oggi ma voglia pronunciarsi tra qualche settimana. Rimane il punto di fondo di una scelta di questo governo importante, e cioè intervenire
laddove si rende eventualmente necessario un intervento nuovo. Non lo escludiamo affatto, per me era importante segnalare, nei giorni, come ho fatto nei giorni scorsi, anche qui la condivisione dell'approccio con le regioni, perché le regioni non sono soggetti, spettatori di questo lavoro, sono soggetti protagonisti di questo lavoro, si è visto, no? Caso Friuli. Quindi per me era importante dire del passaggio che faremo domani con le regioni, domani pomeriggio sono convocati gli assessori, discuteremo di PAC e anche di OGM, perché io voglio la massima condivisione anche del sistema delle regioni sui passi che facciamo, dopodiché il punto politico, la scelta di fondo, il governo l'ha fatta e la vuole mantenere. Altri? Prego. Posso, sono Anna Maria Cappelli di Acrisole, Il Sole 24 Ore. Io non ho capito i tempi dei decreti sull'etichettatura, cioè perché la legge diceva che bisognava declinare appunto dei decreti filiera per filiera, quindi i tempi sono su questi decreti oppure questi decreti sono già pronti, è già stata fatta la, diciamo, la discussione con le filiere. Poi un'altra cosa sulla PAC. Domani lei ha detto che si incontra con le regioni, ma a che punto è la trattativa invece con le organizzazioni? Perché l'altro giorno c'è stata una presa di posizione, insomma, piuttosto forte di un'organizzazione agricola che ha attaccato appunto l'attuale gestione dei pagamenti, insomma l'avrà vista, sicuramente ha parlato di casta e quindi escludendo gran parte dei fruitori attuali, dei beneficiari attuali della... Rispondo magari a questa seconda domanda, poi Marco Caputo può approfondire la prima. Dunque, io credo di poter dire che siamo a buon punto. Abbiamo fatto, come dire, un lavoro serio in queste settimane di approfondimento, di confronto, che non si esaurisce con i passaggi delle prossime ore, ma l'abbiamo molto irrobustito. Ringrazio su questo anche, per questo anche i parlamentari e le commissioni, perché anche nelle audizioni che abbiamo avuto in diversi altri passaggi devo dire che si sta facendo tutti lo stesso mestiere, soprattutto sui punti fondamentali, agricoltore attivo, aiuti accoppiati, cioè sui grandi capitoli del primo pilastro. Credo che abbiamo messo in moto tutti un confronto di grande significato. Io credo che noi siamo nelle condizioni di iniziare a stringere, ad esempio domani con le regioni, in particolare sugli aiuti accoppiati, noi inizieremo a scrivere una ipotesi e a metterla nero su bianco e ad organizzare un confronto con le regioni su questo. Più o meno avete capito, abbiamo tutti intuito i grandi assi di sviluppo di questo lavoro, ovviamente non è un lavoro fatto e finito, ma l'impostazione c'è. Credo che con lo stesso approccio possiamo fare, diciamo, il proseguo di questo mestiere. Anche qui conta il lavoro con le regioni, di confronto permanente, conta il lavoro di confronto permanente con le associazioni, ciascuno fa il suo mestiere. A un certo punto il governo, che materialmente deve scrivere la proposta e maturarla nella conferenza Stato-Regioni, perché quello è il luogo fondamentale del visto si stampi, ecco, il governo poi si prenderà la responsabilità di chiudere. In questo io credo che ci siano veramente tutte le condizioni, non solo di un confronto aperto, ma anche di una grande convergenza sugli assi fondamentali. Poi, diciamocela tutta, non è che, certo che se io riesco, se noi riusciamo a fare un'operazione che, fa cantare come un sol coro tutti, faccio festa e sono contentissimo. Spero che sia così, in ogni caso sono molto convinto del fatto che sui fondamentali noi troveremo grandissima condivisione, grande convergenza da parte del mondo agricolo e da parte anche dei territori. Marco, se vuoi approfondire quell'aspetto.
L'idea, diciamo, di inserire una norma sull'etichettatura e quindi con un termine per l'adozione dei decreti ministeriali nasce essenzialmente dalla volontà del Governo di attuare la mozione approvata all'unanimità dal Parlamento, dalla Camera dei Deputati il 14 gennaio, che chiedeva appunto di attuare compatibilmente con le norme del diritto europeo quella legge sull'etichettatura, e quindi si ritiene, anche per dare un'idea insomma di effettiva attuazione, si ritiene di mettere un termine per l'emanazione di questi decreti attuativi già previsti dalla legge 4, e soprattutto poi la cosa più importante e innovativa della norma è quella di sfruttare le nuove possibilità che la parte del regolamento europeo 1169, quello sull'etichettatura, offre ai singoli Stati membri, che sono quelle appunto di introdurre delle ulteriori indicazioni obbligatorie sul paese d'origine e luogo di provenienza dei prodotti laddove esse siano ritenute importanti per i consumatori, previa consultazione con i consumatori. E questa è una cosa importante che l'Europa ci offre, che entrerà in vigore dal 14 dicembre di quest'anno, e quindi noi ci prepariamo per tempo per arrivare pronti a quella data con la consultazione effettuata, per poter poi inserire delle norme che andranno nella direzione di una maggiore tutela e una maggiore informazione dei consumatori. Se non ci sono altre domande, io vi ringrazio molto, ringrazio veramente di cuore i parlamentari presenti, ripeto perché ci tengo molto, sono qui presenze significative a partire dai due presidenti di commissione, Formigoni e Sani, vedo Olivero, vedo Fiorio, vi ringrazio veramente di cuore e ripeto, questo è un grande lavoro di squadra. Grazie.